Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nerd Club, io sono Gera. Ci troviamo in quella che dovrebbe essere la terza puntata, il terzo episodio della serie su Vexel. Nei primi due abbiamo realizzato per prima cosa il contorno del nostro viso e poi anche la struttura dei capelli che andremo poi a definire in futuro e poi abbiamo realizzato insieme gli occhi. Vi avevo detto che in questa puntata avrei parlato della bocca, però ho pensato a una cosa: con la stessa tecnica che avete utilizzato per realizzare gli occhi, potreste anche provare a realizzare la bocca. Non vi preoccupate perché comunque tratteremo questo argomento in un episodio futuro. Però vorrei passare a qualcosa di un po' più divertente, giusto per dare un pochino più vita al nostro personaggio, al nostro disegno. Per questo motivo oggi andremo a dare definizione e tridimensionalità al viso di Penny. Riattiviamo un attimo la fotografia di base. Come vedete, sono le luci e le ombre a definire effettivamente un volto. Quello che dovremo fare adesso sarà quindi gestire questi chiaroscuri e rendere il tutto un pochino più realistico, ricordandoci sempre che comunque stiamo realizzando un disegno e non stiamo puntando al fotorealismo. Ora come ora potremo tranquillamente ricavare questi dati e quindi ricalcare in un certo senso la figura direttamente dalla foto di base, anche perché, come in questo caso, è super dettagliata. Ma vi voglio spiegare un semplicissimo trucco che vi permetterà di risolvere la questione in un istante. Andiamo a cliccare sull'immagine di base, andiamo a duplicarla. Una volta duplicata, andiamo su Image, Adjustments, Posterize. Come vedete, Posterize non fa altro che enfatizzare le luci che ci sono all'interno della nostra immagine. Più è basso il livello di posterize e più vengono visualizzate. Se noi dovessimo andare ad aumentare questo livello, come vedete, diventa sempre più vicino alla realtà. Quindi rimaniamo al livello minimo possibile, non troppo. Direi che 4 può essere già una buona situazione. Diamo ok. Come vedete, abbiamo tutte le parti scure e tutte le parti più in chiaro. Ora, a partire, e questo ve lo do come consiglio, dalle parti più scure, andiamo a definire le forme che ci serviranno per dare vita al nostro disegno. Quindi, rimaniamo al di sotto tranquillamente dell'immagine principale, questa la possiamo nascondere per un attimo, tanto non ci serve, rimaniamo soltanto con questa, col filtro posterize, e andiamo a definire la prima parte, ovvero questa parte scura qui. Vi ricordo che noi avevamo diviso il viso dal collo, quindi in realtà dovremmo preoccuparci di entrambe le situazioni, ma adesso vi faccio vedere come. Noi adesso preoccupiamoci solo di creare tutta la forma. Quindi, come sempre, andiamo a prendere il nostro strumento penna, va bene, nero non ci importa più di tanto adesso, e andiamo a ricalcare sostanzialmente quella che è l'ombra generata dal sistema di Posterize. Perfetto, e andiamo a chiudere il tutto. Nascondiamo un attimo il livello posterizzato, o comunque, vabbè, diciamo in italiano si potrebbe dire così, e andiamo a dare un colore un bel po' più scuro del colore di base in questo caso. Poi dopo li regoliamo anche quando avremo tutte le sfumature per evitare che ci sia un contrasto troppo netto. Per ora potremmo dare un colore di questo tipo. Come vedete non abbiamo mascherato nulla, quindi questo oggetto in questo momento lo possiamo muovere al di sopra sia del viso che del collo e non è quello che vogliamo effettivamente. Quindi andiamo come prima cosa a fare tasto destro sul nostro livello e andare a fare Create Clipping Mask. Come vedete, il nostro viso in questo momento fa da maschera. Andiamo adesso a duplicare questo livello perché ci interessa avere anche la parte che abbiamo già creato per il collo. Quindi andiamo a fare Duplicate Layer e lo trasciniamo sotto dove abbiamo il collo e anche in questo caso facciamo tasto destro Create Clipping Mask. Come vedete abbiamo sfruttato la forma in tutti e due i casi, quindi se andiamo a nascondere il collo ovviamente avremo solo qua del viso e viceversa. Riattiviamo un attimo il livello che ci serve di base, diciamo, per andare a creare tutti i nostri livelli di luce e di ombre e possiamo vedere che qui abbiamo un'altra gradazione. Di base non ne aggiungo troppe perché come vedete abbiamo in realtà 1, 2, 3 e 4 livelli di gradazione. In questo caso personalmente preferisco di gran lunga andare a fare soltanto una, due, perché è abbastanza grossa anche in quest'area, tre e quattro, lasciando stare questa che vedete in questa zona, perché poi in realtà vedrete poi dopo come andremo a sfumare leggermente quelle che abbiamo a disposizione, andremo quindi a crearla effettivamente in un secondo momento. Quindi andrei prima di tutto a definire quest'area e quest'area qui. Come vedete, in realtà non sembra esserci nessun altro punto se non qui vicino all'occhio, quindi non abbiamo poi
tante altre zone sulle quali lavorare. Stiamo tranquillamente al di fuori di tutto, perché poi comunque andremo a mascherare, come abbiamo fatto prima, sia per il viso che per il collo. Quindi riattiviamo lo strumento di penna, rimaniamo sempre su un colore nero, non c'è problema, tanto poi lo andiamo a modificare dopo, e come abbiamo fatto prima andiamo a delineare tutta la nostra forma. Fantastico, abbiamo finito la nostra forma, andiamo a disattivare un attimo l'immagine, andiamo subito a duplicarla e andiamo a metterla nelle due maschere che abbiamo creato prima, sia per il viso che per il collo, sotto alla parte diciamo più scura, perché comunque è una sfumatura che poi andremo a creare. Quindi andiamo adesso a riattivare l'opacità, l'avremo nera ovviamente perché questo è il colore che abbiamo usato di base. Andiamo però a selezionare un colore leggermente più chiaro, in questo caso dell'ombra che abbiamo fatto prima, che era in assoluto la parte più scura. Quindi potrebbe anche già andare bene così, ma poi non vi preoccupate, per ora non è importante essere super precisi, dobbiamo vedere poi come va avanti il tutto. Perfetto, come vedete incomincia a prendere leggermente forma, già le ombre incominciano a dare una certa tridimensionalità. Ora dobbiamo passare alla successiva. La successiva è praticamente questa che vedete qui, che sto delineando un attimo col mouse, e la troviamo anche qui sotto. Non solo, la troviamo anche intorno agli occhi, leggermente sulle sopracciglia e sul naso, quindi dovremo andare a coprire tutte queste aree. Dovremo quindi utilizzare la forma e mi raccomando, ricordatevi di utilizzare ovviamente anche il Combine Shape per andare a integrare tutte le forme in un unico livello. Inizio con la prima parte, poi mando veloce perché comunque penso che abbiate già capito cosa dobbiamo fare. Quindi prendo sempre lo strumento penna, mi posiziono in alto e incomincio a realizzare la mia forma. Come sempre, ricordatevi, posso nascondere la forma che sto creando in questo momento così che non mi dia fastidio mentre creo il tutto e vado avanti. Quindi finisco il tutto e ci vediamo dopo. Fantastico, abbiamo finito la nostra figura, che era sicuramente più complessa del solito. Una cosa che ho notato è che in quest'area, se noi adesso riattivassimo un attimo il posterize, come vedete in quest'area c'è un riflesso un po' più chiaro che fa parte quindi di questa gradazione. Di questo, come detto prima, possiamo fregarcene in questo momento, di questo in realtà no, perché comunque andrebbe a dare maggiore definizione al tutto. Visto che dopo il livello diciamo di questa gradazione sarà al di sotto di quella che abbiamo appena creato, basterà quindi eliminare quest'area da tutta la forma che abbiamo appena creato. Quindi ritorniamo un attimo sullo strumento penna, andiamo a cliccare su Subtract from Shape e andiamo a creare questa forma. Ogni tanto diventa difficile in questo caso trovare il punto esatto dove abbiamo terminato la retta o comunque la curva precedente, quindi ci vuole un attimo, però insomma dopo un po' che si prende la mano il problema è risolto. Ok, perfetto. Se adesso andassimo quindi a nascondere questa figura e a dare opacità al massimo, come vedete abbiamo creato l'area di riflesso semplicemente eliminando una parte dalla forma principale. In questo caso sembra un po' Marilyn Manson, quindi direi di mascherare sul viso rimanendo sotto tutto e andiamo a selezionare l'ultima gradazione che avevamo e a dare un qualcosa di leggermente più chiaro. Andiamo, ecco, più o meno così potrebbe andare bene in questo caso. Perfetto, avevamo fatto anche la parte sul collo ma per mio errore l'ho eliminata e quindi praticamente dovrò adesso fare anche quella parte lì. Perfetto, abbiamo creato anche la parte sul collo, nascondiamo un attimo e diamo il colore dell'ultima gradazione che abbiamo creato. Zoomiamo fuori un attimo e vediamo cosa abbiamo in mano in questo momento e come vedete piano piano continua a prendere forma.
Andiamo avanti. Adesso io vado a creare tutte le forme necessarie, poi gli diamo il colore insieme. E vi mostro anche una piccola tecnica, sempre che fa parte del mondo Vexel, per andare a alleggerire un po' queste differenze tra le varie ombre. Quindi attivo di nuovo l'immagine di base e mi do la pazza gioia creando un bel po' di forme. È stato un processo veramente, veramente lungo e ci vorrà tanto per imparare, diciamo, a gestire al meglio questo strumento, quindi lo strumento pen, e velocizzarsi sempre di più. Quello che vi posso dire fin da subito è che secondo me il colore della pelle di base, quindi questa gradazione, è un pochino troppo chiara. Quindi la cosa che preferisco fare fin da subito è andare a gestire un attimo al meglio i colori. Quindi vado a dare al viso un colore anche un pochino più saturo, mi piace anche un po' più l'idea di avere qualcosa di un pochino più colorato e non piatto come quello di prima, quindi io direi che così potrebbe anche andare bene. Stessa cosa va fatta col collo per avere la stessa identica gradazione, e poi da qua vado a gestire un po' il tutto. Come vedete, ovviamente adesso è tutto reso più visibile, anche soprattutto queste aree chiare, quindi andiamo subito a fare queste innanzitutto. Quindi però non le abbiamo sul collo, quindi per ora non ci preoccupiamo. Diamo la stessa colorazione e diamo un tocco di chiaro, non troppo, perché comunque è una gradazione, mi raccomando. Poi andiamo a scegliere anche quello più chiaro ancora, diamo il colore di quello di base e diamogli un po' di colore in più. Perfetto, poi sta anche un po' a voi, nel senso che c'è chi ama avere una grafica vettoriale molto intensa, molto dettagliata e definita, e c'è chi come me preferisce smussare un pochino di più le cose. Vado poi a selezionare anche questa, che è una delle prime gradazioni più scure, e andiamo di nuovo a prendere il colore di base e a renderlo un filino più scuro. Andiamo poi a fare questa cosa praticamente per tutte le sfumature, rendendole un pochino più lineari, diciamo. Poi dopo vi faccio vedere come migliorare il tutto. Quindi andiamo adesso a... scusate, ho sbagliato completamente. Andiamo a dare un pochino di intensità anche a questo lato. Andiamo poi a prendere questa più scura, che non mi fa proprio impazzire, se devo dire la verità. E andiamo a selezionare il colore sopra e a scurirlo leggermente. Perfetto. Poi prendiamo la parte, proprio la parte più scura, e andiamo a creare anche quest'ultima parte. Perfetto. Zoomiamo fuori. Come vedete, tutto molto più lineare in questo momento, meno netto e separato. Abbiamo ancora questo contrasto netto, ma va bene così per ora. Adesso vi faccio vedere anche perché. Ovviamente dobbiamo fare le stesse cose e quindi cambiare i colori anche per quanto riguarda il collo, ma ci vuole pochissimo, perché ovviamente ci basterà selezionare ogni livello e assegnare il colore che troviamo nella parte del viso, quindi niente di così complicato. Ora, come avevamo fatto anche per quanto riguarda il riflesso degli occhi, andiamo a sfumare leggermente quei bordi che ci sembrano un po' troppo netti. Ora, per quanto riguarda la bocca, non saprei molto cosa fare perché non abbiamo ancora realizzata, quindi potremmo lasciare quell'area ancora intatta. Però con la tecnica che avevamo visto l'altra volta, in effetti non distruggiamo quello che abbiamo appena creato, ma semplicemente le applichiamo una maschera sulla quale andiamo poi a applicare un effetto. Quindi selezioniamo per prima cosa quest'area
e andiamo a creargli una maschera. Andiamo poi a selezionare il pennello, lasciamo colore nero, opacità 25 va benissimo. Col tasto destro prendiamo lo strumento, ingrandiamolo leggermente, anche un po' di più magari. Perfetto. E manteniamo l'intensità a 0. Ora passate col mouse sul bordo cliccando. Come vedete viene sfumato leggermente, più passate ovviamente più la sfumatura viene effettuata e vi darà questo effetto un pochino più, come dire, diciamo realistico, anche se poi non lo è perché comunque vogliamo mantenere un po' il discorso vettoriale. Comunque la cosa migliora. Dove vogliamo lasciare più netto, lasciamolo più netto, tipo l'arcata sopraccigliare, direi così. Alleggeriamo giusto leggermente un pochino la bocca e direi che così è a posto. La stessa cosa farei, non tanto nelle altre perché mi piace, lo farei invece su queste due. Quindi andiamo a attivare un attimo il livello, andiamo a fare maschera, sempre col pennello, andiamo a smussare leggermente, non più di tanto, mi raccomando, perché va bene che sia così intenso. Facciamolo anche un attimo su questo lato e direi che così è assolutamente perfetto. Ora vi insegno il trucco per eccellenza di questa tecnica, che sa molto di barare, diciamo, ma che vi dà anche del dettaglio in più. Guardate bene cosa faccio. Io vado a prendere il livello di Penny, quello della foto originale, quindi non quello che abbiamo modificato precedentemente. Andiamo a duplicarlo, lo attiviamo. E in questo caso andiamo a mascherarlo sul livello del viso. Lo andiamo a posizionare sopra tutto. Come vedete rimane all'interno della maschera del nostro viso. Andiamo adesso a applicare un filtro di sfocatura. In questo caso è blur, Gaussian blur. Se non ricordo male, se avete Photoshop in italiano dovrebbe essere controllo sfocatura o qualcosa di questo tipo. Andiamo a dargli una sfocatura minima, 2 pixel in questo caso può andare benissimo. E andiamo a schiarire l'opacità di questo livello quasi al minimo. E come vedete abbiamo dato carattere, quindi ancora più intensità e ancora più sfumatura alla nostra, al nostro disegno. Mancano ovviamente tutte le parti che dovremo andare a creare, ma guardate già come il naso sta prendendo forma anche semplicemente con quei livelli che abbiamo appena creato, senza ancora andare a definire poi il bordo, cosa che faremo, perché tutte le parti del nostro viso e ovviamente poi anche i vestiti saranno sempre delineati da un bordo nero, perché questa è un po' la caratteristica del disegno anche a mano libera. Anche in questo caso possiamo andare a mascherare questo livello e poi dopo con il pennello nero andare a nascondere quelle parti che poi non vorrò includere all'interno della mia immagine finale, come in questo caso qui in alto vedete che ci sono dei capelli comunque dell'immagine principale che non ci interessano. Quindi andiamo a mettere l'opacità anche al massimo in questo caso e andiamo a colorare questa zona per andare a eliminarlo. Cosa che potremo fare poi per ogni cosa, tipo anche le sopracciglia, perché quando saranno finite in realtà saranno semplicemente vettoriali, quindi posso tranquillamente andare a nasconderle in questo momento perché non mi interessa, così come sarà poi anche per la questione delle labbra, quindi posso eliminarle fin da subito. Questa cosa poi andrà fatta anche per il collo, ma direi che per ora è veramente tanto quello che abbiamo fatto, quindi ci vediamo col prossimo episodio. Se state seguendo questo tutorial e quindi se state portando avanti il vostro progetto, vi chiedo di condividerlo con noi su Instagram e ricordatevi di mettere l'hashtag NerClubVexel. In questo modo vedremo i vostri lavori e potremo anche aiutarvi nel caso in cui aveste bisogno per migliorare la vostra tecnica o se aveste comunque domande riguardo al tutorial. Non mi resta quindi che salutarvi, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con il prossimo video. A presto!